No, no, nessun problema, guarda, vieni a San Pietroburgo, capito? Qualora venisse, qualora O venisse. quale qualora? Tu parti martedì. Ma fallo venire, se la fallo sedere che ci parlo io. Dai, Giulio, vieni! Non sei un ragazzino, cazzo! Dai, su! Professore, sta Parlaci! Buongiorno. Ecco, vedi che bello. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ci facciamo ora queste belle ficcatone quando viene a San Pietroburgo. Ah, no, ah, no. Che ci divertiamo. Vabbè, Fausto gliel'avrà detto, noi abbiamo tutti i tipi di situazioni, voglio dire, quindi se poi lei ha gusti diversi, abbiamo pure questi belli ragazzoni di colore, non sto scherzando. Quindi ho bisogno di sapere da lei qualche notizia. Sì. Si avvicinasse alla... Io? Sì, si avvicini. A lei quale ci piace, il primo o il secondo canale? Cioè, in che senso? Scusi, non ho capito. Per il senso di buco davanti o quello di dietro? Io penso che forse la cosa migliore è se ci aggiorniamo un'altra volta con calma. Vabbè, dai, ho capito, Fausto, gli mando. Sono le nipotine diplomate o laureate, forse. Bravo, bravo Vito, perfetto. Senti, intanto tu fammi sapere quando arriva lui, che io gli preparo tutto, capito? Non me lo dire all'ultimo. Senti, a proposito, ma Sanremo, che quest'anno me lo sono perso, che c'era quel pezzo là, poi che ha fatto, ha vinto quel pezzo sulla mamma lì, quello bellissimo, che era rap anche, faceva... Ma che cazzo? Ma sei scemo? Ma tu mi metti in mano a un magnaccia? Che mi fa uscire con la congrega de mignotte tragiche? Ma sei scemo? Ma siamo caduti così in basso? Io mi meraviglio di te, che sei un professionista!